Buongiorno amici di Kikriki Skype, buongiorno a tutti, buona giornata, oggi venerdì 3 aprile, ma scusa Nunzio, buongiorno Nunzio prima di tutto, scusami se non ti ho salutato. Nunzio, ma ti rendi conto di come, nonostante siamo sempre chiusi in casa, di come passano le giornate? Cioè è già venerdì. Cioè, a Canale 2 c'è, oggi c'è di nuovo Felice, l'altro giorno stava Artur, ora staremo Felice. C'è proprio un susseguirsi cadenzato e costante, lento, inesorabile. Forse fa un poeta, oggi posso fare il poeta. Inesorabile delle giornate in casa. Restiamo a casa, restate a casa dopo Assutim. Cioè, io stavo pensando con mia moglie ieri su dove passare la Pasquetta. Io ho detto, scusa, la Pasquetta, organizziamoci, prepariamo la pasta al forno, le cotolette, la melanzana, la parmigiana e la passiamo nel salotto. No, si è arrabbiato, no, come, il salotto è vicino, appena giro la cucina, subito ci troviamo nel salotto. No, 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 la dobbiamo passare sopra in terrazzo, nello scandinato. Va bene, almeno saliamo due o tre piani di scale. Diciamo, ci portiamo l'acqua fresca perché fino a quando dobbiamo salire al quarto piano dove c'è ho il terrazzo, diciamo, c'ho lo scantinato, lo sgabuzzino. E quindi io ho deciso quest'anno di fare praticamente la Pasquetta fuori porta, nel senso fuori porta di casa. Quindi saliamo al quarto piano, c'è un piccolo sgabuzzino dove c'è un cianfrusaglio e passiamo io, che noi siamo solo tre, io, mia figlia e mia moglie passiamo la Pasquetta sopra, però c'è gente che ha deciso di passare in cucina. Tu, per esempio, dove la passerai, Nunzio, la Pasquetta? Chi è Chicco? Ciccio si chiama, no Chicco? Ah no, e Ciccio sarà con noi perché diciamo che chi non ha un cane in casa non riesce a capire, a comprendere. Cioè, quando si ha un cane è come avere un figlioccio, un figlio, perché. Cioè, io non è che adesso voglio fare le solite frasi, no, il cane. Cioè, il cane è, secondo me, è veramente il vero amico dell'uomo. Cioè, è un fratello fedele, è un figlio fedele, perché, cioè, ti ama, ti riempie di gioia, di felicità in maniera incondizionata. Cioè, comunque, ti vuole bene comunque. Cioè, in cambio magari qualche volta vuole il premiuccio, vuole il croccantino, però è di una fedeltà, guarda, chi non ha ancora, diciamo, come dire, adottato un cane, provateci, perché è una sensazione veramente, veramente molto, specialmente in questo periodo che siamo chiusi in casa, ma voi non sapete che la bellezza di possedere un cane o due cani, o comunque anche un gattino, cioè. Il tempo scorre in maniera, diciamo, migliore, ecco, sinceramente, quindi vi consiglio di adottare un cane. Dopo di questo cappelletto, oggi 3 aprile, non so se qualcuno come me continua ancora a provare, cioè per collegarsi al sito dell'INPS, cioè, scusa, puoi mandare un attimino la fotografia, diciamo, perché io ho fotografato, ho fatto lo screenshot, ecco. Allora, sono ore e ore e ore, in tutte le ore, addirittura anche alle 1 di notte, alle 2 di notte, ho provato. Questo è quello che esce al sito dell'INPS. Cioè, allora io dico, scusate, ma questi nostri governanti, loro dicono sì, vabbè, ma questo è un evento straordinario, così e colà. Ma possibile, un sito dell'INPS a livello nazionale, cioè hanno fatto un programma, hanno fatto un Wishbone e Maccheron. Cioè, c'è gente che veramente adesso non ha un centesimo. A me continuano a scrivermi sulla mia chat privata. Gente che non ha. Cioè, praticamente a zero. Lo so che gli italiani sono al primo posto al mondo come il risparmio, cioè hanno un capitale non so, in banca oppure in azioni, obbligazioni. Però c'è tantissima gente che sta veramente alla canna del gas. E questo continua in continuazione, cioè in qualsiasi momento ti colleghi, ecco la scritta, cioè rimanda un attimino la foto, cioè questa è, cioè veramente una cosa impossibile, per misere 600 euro, cioè io posso capire così, ma Emanuele, ti danno 10.000 euro, e anche pazienza, mettiti là, cioè i consulenti sono furibondi, diciamo i commercialisti pure, cioè veramente, io dico sempre, noi qui, come diciamo nostri governanti, ci troviamo a giocare un campionato di Champions League
in questo momento, cioè una cosa grossissima, però con giocatori bravissimi, però di Serie C. Cioè, non è che non sono bravo, sono comunque giocatori che ce la mettono tutta, però sono di Serie C. Cioè, la Champions League non la puoi giocare con un giocatore di Serie C. Cioè, la Champions League si gioca con i Ronaldo, con i Maradona, con i Pelé, no? Chi magari è un po' più grande di me, con i Falcao. Però stiamo a qua. Sì, sono bravissimi, ma sono comunque giocatori di Serie C. Nunzio, questo è il problema. Purtroppo ormai sono 2 mesi, questi poveri negozianti, questi bottegai che ormai 2 mesi hanno le attività chiuse. Mi spiegate un po', cioè, sì, li aiuti, ma li aiuti bisogna farli velocemente. Cioè, qua c'è un marchingegno farraginoso, cioè non lo so quando sono a me, chi's poverito, chi's 600 euro. Comunque, vabbè, speriamo che l'INPS tra qualche giorno, non lo so, metta qualche softwareista, qualche programmatore, perché non è possibile. C'è una cosa del genere, di una certa urgenza, una certa gravità, la gente, cioè, non riesce a collegarsi perché si impassa, cioè, o si blocca, o lo sospendono, o si impalla. Vabbè, comunque, parliamo, Nunzio. Sì, Nunzio, sì. Allora, velocemente, ringraziamo comunque i genitori e i bambini, i loro piccoli che sono così, diciamo, disponibili, sono così bravi, stanno trascorrendo queste giornate, queste settimane in casa con i loro genitori. Quindi diciamo che è una situazione un po' diversa, però con i genitori, diciamo, tutto sommato, almeno per quelli che non lavorano, perché molte categorie comunque lavorano. Con i genitori in casa si sta bene perché, diciamo, si riscoprono finalmente i figli di qualsiasi età. Per esempio, io sto riscoprendo mia figlia che ha 25 anni e, diciamo, per la prima volta da 2 settimane la vedo in casa. Ecco, cosa che non accadeva mai perché praticamente sapevo come sono i giovani, se lo tengo all'una, alle 2 di notte, poi la mattina si svegliano a mezz'ora. Cioè, non li vedi magari su WhatsApp quando ti rispondono. Quando ti rispondono. Vabbè, andiamo alla nostra prima fotografia. Annunzio, ti sei reso conto che siamo più o meno a 2 settimane da Pasqua e i bambini che sono molto più, come dire, sensibili. Eh sì, domenica sono le palme e poi i bambini, stavo dicendo, sono molto più sensibili di noi grandicelli che già hanno pensato a cambiare, diciamo, schema dei disegnini. Infatti, alcuni già stanno mandando disegnini pasquali, come ha fatto Giuseppe Murgese, che se non sbaglio, Murgese, il cognome non mi è nuovo, dovrebbe essere il figlio dei nostri amici panificatori, giusto? Di Maddalena e Giuseppe, no, Giuseppe è il figlio, è Gianfranco. Oh. Quindi io immaginavo che facessero un disegnino a forma di pane, però, cioè, giusto per deformazione professionale, però invece. Vedi, ha fatto questo bellissimo disegno, quindi è una campana pasquale, la classica campana pasquale colorata, e quindi ci ha messo il fiocchettino, i colori dell'arcobaleno, e poi la campana, Giuseppe Murge, è Penà, che sta scritto? C'è a No, Pe. c'è scritto Peppe Ah, Peppe M, io che pensavo che aveva fatto l'acronimo di Ce la faremo, ha messo, diciamo, ha fatto. No. Quindi, bravo Giuseppe, hai fatto un disegno pasquale. Poi passiamo a Flavia, questa bimba, anche lei, diciamo, si è basata sul disegno classico, sul cliché classico, quindi l'arcobaleno. Questa volta non ha messo le nuvolette, ha fatto un tutt'uno con la bandiera italiana. Tutto andrà bene. Flavia ha messo pure il faccino suo, si è messo pure il rossetto. Brava Flavia, come già ti trucchi. Ecco il cuoricino, e beh, giù. Oh, questo sinceramente è bellissimo. Questo più che un disegno che ha fatto Giorgia, è un lavoretto perché è tridimensionale. Anche se, Mascia e Orso sono. E non l'avevo, sinceramente, tu che sei appunto che guardi ancora i cartoni animati, te ne sei accorto. Però io non mi rendevo conto. Ah, vabbè, comunque, dai, dillo che vedi ancora i cartoni animati, dai, vedi Masce Orso, vedi Pigia Mask, dai, anzi, mi sa che vedi pure, come si chiama pure, il porcellino, Peppa Pig, ok. Quindi, Giorgio ha fatto un bellissimo lavoretto tridimensionale, cioè non si è limitato a fare il disegnino piatto, ma ha
come dire, sì, ha fatto la casetta dove ci sono chiaramente anche Masha Orso, siccome non possono uscire perché anche per loro c'è la quarantena e quindi ci sono queste norme restrittive. E quindi anche Masha, con tutti, che poi sono parecchi orsi, non è solo Masha e gli orsi, e sono tre. E sono i fratellini, Chip e Chop, e quindi restano in casa. Poi c'è quest'altro bel disegno di Giorgia e Emma, saranno sicuramente due sorelline. Questi invece, queste bimbe hanno fatto, mi sembra uno striscione, no? Sembra abbastanza grande. Oddio, qui non riesco a rendermi conto, però è abbastanza grande. Multicolorato, multidipinto, hanno usato colori a go-go, impronte di mani, nuvolette con la scritta Emma e Giorgia con i cuoricini, andrà tutto bene. Complimenti, diciamo che a loro piace tantissimo il colore. Poi c'è Teresiana, hai sbagliato tu dove scrive Teresa? Ah, si chiama proprio Teresiana. Ma complimenti, un nome originale, come originale è anche il disegnino che ha fatto. Perché, guarda, molto arzigogolato, molto complesso. Cioè, questo tipo di disegno tu devi stare qualche secondo a pensarci, a riflettere, perché ha, diciamo, inserito tantissime sfumature particolari. Quindi, Quindi sì, parecchie cose, quindi brava. bisogna Sì, andrà tutto bene, lo porcaro Teresiana. Lei dovrebbe essere la fatina, in questa situazione, dovrebbe essere la fatina che... Lo so, ci voleva la bacchetta magica che questo ci vuole la virus. bacchetta magica per risistemare tutto il mondo. Esatto, oltre alla bacchetta magica ci vuole la consapevolezza di noi italiani che dobbiamo restare in casa, perché non so se avete notato, il picco sta scendendo vorticosamente, per fortuna, meno male, proprio perché stando in casa, non ci, come dire, non ci infettiamo. Ecco. Allora, vedi, è bellissimo questo disegno, perché ce l'ha, poi ce ne sono le nuvolette, c'è il mondo, no, al centro, però con l'Italia in primo piano, e poi ce l'ha, vabbè, lei ha messo anche una nuvoletta grigia, non lo so, dovevo chiedere il significato. Ah, ecco, bravo, Nunzio, mi sa tanto che invece di interpretare i disegni lo farai tu, perché tu sei proprio uno psicologo, sociologo. Secondo me è l'acqua circuito, un gap che tieni, che ti fa riflettere meglio di me, che io a questo periodo sto facendo i pasta al forno circuito, no? Stavo a mangiare, non la capisco da più. Quindi ha messo la nuvola scura perché, vedi, c'è la mezzaluna, ha messo il nuvoletto perché c'è la mezzaluna. E poi ci sono le stelline, e poi comunque ci sono le nuvolette. Una, diciamo, su un celestino più chiaro. Bravissima Teresiana. Ciao Teresiana. E poi, infine, L'ultimo c'è disegno di l'ultimo disegno di Giuseppe Scordino. Oh, molto particolare anche questo. sì, infatti, io sto cercando di chiedere l'aiuto al dottor Nunzio. Cioè, che cosa vuol significare? Cioè, queste dovrebbero essere delle apucce, delle api, giusto? Ah, sono farfalle. Diciamo le mani, Ah, diciamo che vedi, dovrebbero vedi. essere le mani Sì. sia Ho sue che dei suoi genitori. capito. Che Sono praticamente sue dei suoi genitori. è come se queste farfalle che si librano nell'aria, al posto delle ali, hanno queste mani che vorrebbero tra un po' abbracciare, no? Siccome adesso ci sono soltanto abbracci virtuali, allora, questa bimba, cioè Giuseppe, mo molto, molto profondo, molto bravo. Se ha avuto Proprio, è la famiglia proprio, anche il queste fratellino piccolino, ma è piccolino proprio, idee. Oh, e è poi sotto ci sono delle pietroline, l'Italia, l'arcobaleno e poi una uno. macchinina, Ah, sono una macchinina. Bravo, bravo, mi piace. Questo disegno è molto, molto profondo e molto significativo, e quindi bisogna riflettere prima di dare una spiegazione. Infatti, io non avevo notato che le ali erano a forma di mani. Vabbè, abbiamo finito anche oggi. Ci siamo un po' abbiamo dilungati. concluso perché ci siamo Sì, ci dilungati siamo un po' parecchio. dilungati perché, ripeto. Ci sono dei cappelletti che è doveroso farlo, senti, tipo il sito dell'Inps, io lo dovevo dire perché Solo giustamente. un'ultima cosa e poi chiudiamo veloce al volo. Sì. Ci è arrivata su WhatsApp, ci è Sì. arrivato un messaggio di un'attività commerciale, più che attività commerciale, un fioraio, Sì.
sapere appunto perché siccome era stata emanata diciamo l'ordinanza che sì. i fiorai, almeno i fiorai potevano essere aperti e appunto gli chiedeva se questa ordinanza è valida oppure no, cioè non sapeva cosa fare perché non sappiamo cosa fare, se le votano per capire che cosa fare, se andare la serrana o meno, perché ovviamente però della serrana pure ci becchiamo qualche punto se non sappiamo cosa fare. Senti, sinceramente mi cogli impreparato, però io ho notato che a Matera i fiorai sono chiusi. C'è arrivato, sì, sono chiusi, ci è arrivato questo messaggio, abbiamo detto che cercheremo di capire, poi anche tramite qualcuno cercheremo di capire questa situazione, le faremo sapere veramente sì. quello che possiamo fare. Bisognerebbe magari interpellare il sindaco se lei magari ha emanato un'ordinanza differente per dare magari la possibilità dei fiorai di stare aperti. Cercheremo di capire in questi giorni, ho lanciato solo il messaggio. va bene, ok, noi come sempre siamo molto precisi e siamo a disposizione dei nostri amici di Canale 2, di tutti quanti, grandi e piccini, buoni e cattivi, belli e brutti. Anzi, la prossima settimana per Pasquetta, sì. una puntata speciale, i piatti che hanno preparato a Pasquetta. Ah, sì, è vero. Quindi, Nunzio, mi fa piacere che c'hai... Bambini, sostituiamo poi sì. solo per giorno i piatti che hanno preparato per Pasquetta. Mi fa piacere che c'è queste idee. No, ma te l'acqua circuito che la capa te funziona. Bene, ringraziamo la maestra Clara Vicente, mi sta attendo che Clara apri anche tu un acqua circuito a Matera, perché vedo che Nunzio da quando fa questo circuito il cervello funziona meglio. È a me che sta un po' fregato il cervello. Vabbè, vediamo un po' se. Quindi, praticamente, Nunzio, scusami se ti interrompo. Quindi, già da oggi gli amici di Chicrichi possono. Da oggi mica l'hanno preparato. Magari il giorno prima, no? Magari a Pasqua, il giorno di Pasqua possono fare le foto, il giorno di Pasqua fare le foto e poi successivamente manderemo le foto dei loro piatti, perché diciamo che questa settimana chiusi in casa avranno tantissimo tempo per potersi dedicare all'arte culinaria, e quindi diciamo il giorno dopo Pasquetta noi trasmetteremo le fotografie dei vostri piatti che diciamo con pazienza avete preparato per la Pasquetta in casa. Va bene, ok, allora do spazio all'amico Felice, noi ci vediamo lunedì sì. sempre lunedì. Su questo canale sintonizzato. Okay. Per oggi è tutto. Buon amici weekend. Di Chicrichi, salve.